Amici e amiche di Insieme, buonasera, bentrovati. Grazie per questo applauso. Grazie, grazie, grazie di cuore al pubblico di Insieme, al pubblico che è qui presente al Teatro ABC e poi al grande pubblico che ci segue in ogni angolo del mondo, ovunque arrivi il nostro segnale. Buonasera a tutti, bentrovati, buon divertimento da questa trasmissione che dal 1994 vi tiene compagnia. Visto che c'erano presenze comunque, ecco, della Chiesa, è una polemica comunque la mia. La frase "solo Dio sa rinunciare al sesso" è per dire la nostra debolezza verso, comunque, ecco, verso i peccati, ecco. Quindi siamo sempre portati comunque a pecare, quindi siamo sempre mai paragonabili a Dio. Questo ci tenevo a precisarlo, perché guarda, è stata un po' fraintesa. Siamo sempre portati a peccare, pecchiamo, ma Dio è sempre pronto a perdonare in qualsiasi momento. E meno male. Anzi, Papa Francesco ha detto: Dio è misericordioso, un po' di misericordia rende questo mondo migliore, e Dio non si stanca mai di perdonarci. Dobbiamo essere noi a chiedere sempre perdono tutte le volte che ne sentiamo il bisogno. Grazie. Bene, grazie. Grazie, Tony Maieri. Bene, bene. A proposito di queste frasi, allora, lo avrei fatto dopo, ma voglio salutare un'amica e collega che si trova lì in terza fila, che fa un programma bellissimo a Radio Amore, che è a San Cataldo, che è Rita Sberna, che mi ha invitato qualche settimana fa, il 12 di maggio, una decina di giorni fa, domenica scorsa ancora, ad una cosa bellissima, ad una testimonianza di fede che ho fatto anche io nella piazza di San Cataldo. Quindi grazie Rita Sberna. C'era anche Don Mario che frequenta gli studi della RAI, e salutiamo anche Daniela Raimondi di Caltanissetta e Aldo Bianchieri di San Cataldo che ci hanno scritto. Allora, facciamo l'altro brano.